Buongiorno, in questa seconda lezione sul naturalismo rinascimentale parleremo di Tommaso Campanella. Abbiamo già introdotto gli elementi fondamentali della filosofia di Bernardino Telesio, oggi appunto tratteremo di Tommaso Campanella. Chi era Tommaso Campanella? Allora, Tommaso Campanella nasce a Stilo, in Calabria, nel 1568, quindi diremmo noi una generazione abbondante dopo Telesio, ed è di fatto contemporaneo di Galileo e Keplero. E anche Campanella, come Giordano Bruno, entra nell'ordine domenicano e come Giordano Bruno viene presto accusato d'eresia a causa della sua adesione alla filosofia naturalistica di Telesio. Ma l'evento che scatenò l'accusa di eresia in realtà fu un altro, il casus belli. Infatti, dopo aver viaggiato per i principali centri italiani, nel 1598 torna a Stilo, dove ordisce una congiura proprio contro gli spagnoli, con gli spagnoli che erano gli occupanti in quel momento del territorio, con l'intento di fondare una repubblica teocratica, quindi una repubblica, diciamo, religiosa. E scoperto nel 1599 viene appunto arrestato con la doppia accusa, sedizione ed eresia, quindi istigazione alla rivolta e eresia. E come fa per salvarsi? Beh, per salvarsi finge uno stratagemma abbastanza comune all'epoca. Noi abbiamo visto che Erasmo da Rotterdam, per denunciare i mali della Chiesa, scrive l'elogio della pazzia, l'elogio della follia, e in effetti cosa fa Campanella per salvarsi? Si finge pazzo. Si finge pazzo e quindi non viene condannato a morte. Però viene trattenuto in carcere per ben 27 anni, fino al 1626, quando il pontefice Maffeo Barberini, Urbano VIII, il cosiddetto papa amico dei filosofi, beh, amico fino a un certo punto, perché poi noi sappiamo che quando i filosofi esagerano, come farà Galileo Galilei, poi lo costringerà alla viura, però diciamo amico rispetto agli altri dei filosofi, deciderà di restituire la libertà a Campanella. Beh, a questo punto che cosa fa Campanella? Visto, come dire, la mala parata in quel della penisola, decide di fuggire in Francia, dove rimane protetto dal re Luigi XIII e dove muore nel 1639. Quindi tutto sommato, dopo quei 27 anni durissimi in carcere, riesce a vivere dignitosamente gli ultimi anni della sua vita. Campanella, va subito detto che, a differenza di Bruno e di Telesio, non espone una cosmologia così chiara, però sostiene con forza il sensismo di Telesio e l'idea appunto che la natura sia animata. Il suo intento qual era? Beh, e si capisce da quanto abbiamo detto, il fatto di voler fare una repubblica teocratica. Il suo intento era rivolto soprattutto a trasformare il cristianesimo in una religione naturale, cioè avvicinarlo alle leggi di natura, di modo che fosse, quindi fuori dai dogmi, di modo che fosse possibile riunire tutti gli uomini sotto, diremmo noi, un cristianesimo accettato per ragione da parte di tutti. E questo sta proprio alla base della sua opera più nota, che diciamo potremmo oggi dire è un'opera politica, che è appunto la Città del Sole, su cui poi alla fine diremo qualcosa, proprio per mettere in evidenza le idee politiche politico-utopiche di Tommaso Campanella. Quindi, secondo Campanella, il cristianesimo deve essere ricondotto, abbiamo detto, alla natura, ovvero deve diventare una religione naturale dove i dogmi siano in accordo con la ragione e quindi possono essere accettati da tutti, se appunto in accordo con la ragione. E a tal fine ovviamente è fondamentale la conoscenza della natura e le sue leggi, perché sennò come si fa a avere una religione naturale se non si conosce la natura e le sue leggi? Una volta scoperte le leggi della natura è possibile dominarla, e questo in particolare appunto è proprio quello che abbiamo detto fa il mago. Il mago che cosa fa? È colui che ha trovato le formule per dominare la natura, per manipolare la realtà, sia spiritualmente
va bene, sia rispetto alle cose. Quindi agisce sia sullo spirito materiale, sia sulle cose. E questa è appunto la classica idea di magia del Rinascimento, di cui abbiamo detto nella lezione introduttiva a Bernardino Teresio. Il mondo per Campanella è dunque dotato di anima, è un animale senziente attraverso il quale Dio opera. Quindi ogni cosa che... E qui si vede che abbiamo messo questa immagine animata, proprio perché ci dà l'idea madre natura, ma animata, cioè con gli animali che si muovono, cioè tutto ciò che è nel mondo è animato, è vivo da questo punto di vista, diciamo, accomunato Campanella senz'altro a Telesio e non solo. L'anima negli animali coincide con lo spiritus è ciò che noi chiameremo il sentire che ovviamente in quanto sensista è alla base della conoscenza. Nell'uomo però, oltre allo spiritus, c'è un'anima di origine divina che ovviamente permette all'uomo di sperare nell'immortalità. La conoscenza del mondo parte proprio dalla conoscenza di sé come uomini e soprattutto del proprio sentire. Quindi conoscere sé, conoscere il proprio sentire, perché appunto il sentire mi permette di conoscere il mondo. Il sensismo di Campanella risiede proprio in questo. Il sentire dell'uomo è caratterizzato da tre elementi: il potere, il sapere e il volere. Qui ovviamente c'è, come dire, sempre questa tripartizione, se vogliamo, che si ritrova sia nella filosofia cristiana, ma è la tripartizione dell'anima che abbiamo trovata anche in Platone, e vedremo che questo poi diventa un modo per mettere in evidenza anche le caratteristiche del mondo, del resto delle creature e di Dio stesso. L'uomo conosce il mondo se sa riconoscere i cambiamenti a cui sono sottoposti i sensi. I sensi, ogni volta che incontrano qualcosa del mondo, subiscono una modifica. E qui l'esempio viene fatto con l'udito. L'udito, l'orecchio, subisce una modifica quando sente un suono. Addirittura il nostro orecchio, il nostro udito, sente dolore se il suono è troppo alto, il che ci dimostra ulteriormente questa interazione sui sensi, che sono appunto il tramite della conoscenza per l'uomo. Anche in Campanella, come abbiamo detto in Marsilio Ficino e altri autori dell'umanesimo e del Rinascimento, l'uomo è microcosmo rispetto al mondo, che è macrocosmo. Quindi l'uomo ha in sé, in piccolo, ciò che è l'essenza del mondo e anche del divino. E infatti, così come abbiamo detto, essere l'uomo composto di potere, sapere e volere, per analogia ogni realtà del mondo è composto di potenza, sapienza e amore. Potenza, sapienza e amore che sono anche le caratteristiche di Dio, che in Dio ovviamente acquistano il grado di perfezione. Campanella appunto risulta eretico, ma risulta eretico e anche rivoluzionario nel suo periodo e contesto storico. Abbiamo detto che è contemporaneo di Galileo e in effetti sostiene Galileo, scrive un'apologia galileiana nel 1616 e lo fa sicuramente in opposizione all'aristotelismo cristiano, perché Campanella si riteneva piuttosto appartenente alla tradizione pitagorica, quella di Filolao, del Timeo, di Platone e quant'altro, ma soprattutto per il fatto che nel caso di Galileo c'è stato un abuso dell'utilizzo della Bibbia. La Bibbia è stata utilizzata come strumento per impedire a Galileo lo studio del mondo. E questa cosa per Campanella è inaccettabile, perché abbiamo detto che per Campanella, per rifondare la religione, per riportare il cristianesimo a essere religione razionale e naturale, bisogna invece conoscere le leggi del mondo. Quindi è tutto l'opposto bisogna fare, non certo utilizzare la Bibbia per impedire agli scienziati di indagare le ragioni scientifiche del mondo. Ovviamente non è l'unico motivo, perché sempre in questa apologia Campanella non si limita alla difesa, diciamo, della libertà della scienza, ma ovviamente elogia anche le scoperte fatte da Galileo Galilei,
particolar modo quella riguardo la natura dei pianeti, alle loro rotazioni, e, insomma, a quanto esposto da Galileo Galilei nelle sue opere principali. E ricordiamoci che qui stiamo ancora, come dire, parlando delle prime accuse, e quindi ancora qui il dialogo, per dire, non è ancora venuto fuori. Inoltre, nel nono argomento, Campanella affronta anche il tema della molteplicità dei mondi, dove a sostegno di Galileo dichiara che non è impossibile che esistano infiniti mondi, purché essi siano parte di un unico sistema. Bene, abbiamo detto che l'opera principale di Campanella è La città del sole. La città del sole, dalla quale abbiamo già preso spunto per mettere in evidenza alcuni elementi, di che cosa ci parla quest'opera? Beh, innanzitutto quest'opera è un dialogo poetico fra un marinaio di Colombo e un cavaliere dell'ordine degli ospitalieri. Qui abbiamo messo l'immagine dell'ordine degli ospitalieri, presumibilmente è un altro ecclesiastico, non abbiamo potuto trovare il marinaio di Colombo. In quest'opera viene presentata un'idea di repubblica filosofica ispirata al grande mondo della natura. Quindi, in un certo senso, qui Campanella mette per iscritto quello che probabilmente avrebbe voluto realizzare nella congiura in cui era stato coinvolto. Questa repubblica, appunto, ispirata al grande mondo della natura, e qui natura è intesa proprio come espressione di arte e saggezza divina. Arte e saggezza divina che si ritrovano in natura e che a cui si contrappone invece la società esistente, quella degli stati, dei re, che è ingiusta, produce infelicità, è lontana proprio dall'armonia della natura. E qui per mandare all'armonia della natura abbiamo messo questa immagine della città di Avatar, forse qualcuno ha visto il film e vi ricorderete che poi l'uomo va a distruggere questa armonia. Come la natura è un organismo vivente, anche la comunità sociale, secondo Campanella, deve essere un tutt'uno unitario, volto al benessere comune. Alla base di questa società, quindi, c'è l'amore comune, e non l'amore di sé, quello egoistico. E proprio per evitare il diffondersi dell'amore di sé e dell'amore egoistico, nella città viene eliminata la proprietà privata. Questa cosa, abbiamo visto, eliminata nella Repubblica di Platone, eliminata nell'isola di Utopia di Tommaso Moro, eliminata da tante altre parti, viene eliminata anche qui l'idea della proprietà privata. Gli stessi figli, come nella Repubblica di Platone, vengono allevati in comune, cosicché la famiglia in realtà coincide con la società stessa. Ancora in questa società ognuno lavorerà in base alle proprie capacità fisiche e attitudini. E qui c'è un'ulteriore polemica con Aristotele, perché Aristotele non assegnava a tutti i cittadini lo stesso valore, e tanto distingueva, abbiamo visto nella filosofia di Aristotele c'è una distinzione molto forte tra uomini e donne, ma poi Aristotele giustifica la schiavitù, lo schiavismo, tratta gli uomini atti ai lavori manuali come una specie di uomini serie B. E invece Campanella afferma che ogni cittadino, a prescindere dal ruolo che svolge, ha piena dignità, e proprio per questo nella città pensata da Campanella è abolita ogni forma di schiavitù. Quindi nella città del sole di Tommaso Campanella viene abolita anche la schiavitù. Grazie per l'attenzione, vi lasciamo poi per la lezione su Giordano Bruno.